L'acciaieria è più semplice perché, tra Un altro virgolette, è un ambiente, c'è un altro ambiente. ambiente, un facsimile di cittadella. Avellino, c'è tanta tensione, si vive per il calcio, è una piazza da Serie A, per cui è logico, devi gestire anche queste situazioni, per cui quando hai una piazza importante, le attese sono tante. C'hai una grande piazza, c'hai anche un contorno, ad esempio come possono essere i giornalisti, come può essere i tifosi, creano situazioni più stimolanti, però anche più difficoltose. Ricordi di Serie B che riemergono grazie a Claudio Foscarini, il tecnico veneto, alla presentazione della sua nuova esperienza a Padova, ha parlato degli ultimi mesi in biancoverde, ricordando la difficoltà dell'impresa, ma anche il valore della piazza Erpina. Foscarini l'ha spuntata per la panchina contro Serse Cosmi ed un'altra conoscenza avellinese. Parliamo di Michele Marcolini, ultimo allenatore dell'era Taccone. Non va male, insomma, ai calciatori e agli allenatori che negli ultimi anni sono passati per Avellino. Ottimi ricordi legano la piazza a Foscarini, così come dolcissime immagini rievoca Massimo Rastelli. Dopo un anno di attività, l'ex tecnico di Avellino e Cagliari ha ripreso infatti il suo lavoro. Ieri mattina è stato ufficialmente presentato alla Cremonese in sostituzione dell'esonerato Andrea Mandorlini. Faranno parte dello staff tecnico anche Dario Rossi come vice allenatore, David Dei come preparatore dei portieri e Fabio Esposito come preparatore atletico. Tutti con un passato nell'Avellino. In bocca al lupo dunque a questi due tecnici che ad Avellino hanno lasciato un ottimo ricordo e che rendono ancor più amaro l'addio alla categoria dei lupi.